È tutto pronto, quindi allineamento completato, partiti. Assume l'iniziativa Orbit nei confronti di CicoJet, che si sistema lungo la corda, al suo esterno zona di forza, poi la surga per linee ancora esterne in quinta corsia King Spurs, quindi la grigia pelle di luna, ancora Borgusio e Magico Blu. Si affronta la addirittura opposta alle tribune con King Spurs che tende a passare, assumere l'iniziativa nei confronti del battistrada iniziale Orbit, in terza posizione la Surga, quarto CicoJet, quinto zona di forza, sesto si affaccia Monicelli, con all'interno qui Zollov, quindi Magico Blu, a seguire pelle di luna con in coda Borgusio. Cavalli lungo la addirittura opposta con King Spurs che guadagna 6-7 lunghezze a Orbit. Quindi zona di forza, la Surga, CicoJet che si mantiene per linee interne con i fianchi Monicelli, poi Magico Blu che si profila al largo dello schieramento, ancora qui Zollov, Borgusio e pelle di luna. Cavalli che completano la piegata, si entra in retta di arrivo con King Spurs in buon vantaggio al suo inseguimento Orbit, quindi per linee esterne si profila Magico Blu, Monicelli per Varchi, ancora zona di forza, poi la Surga quando siamo ai 200 conclusivi con King Spurs che ancora due di margine nei confronti di Magico Blu che ora sferra l'attacco decisivo al largo, è passato Magico Blu, il favorito Magico Blu, quindi Monicelli, Orbit, poi a seguire zona di forza e King Spur. Affermazione quindi per il favorito Magico Blu, 2,71 la quota di Magico Blu. Ecco, stiamo rivedendo proprio metri conclusivi con Magico Blu che vince su Monicelli, poi Orbit col paraocchio all'esterno, zona di forza e all'interno King Spurs.